ortogonali dell'ombra di un prisma a base esagonale poggiato con una base sul piano orizzontale e con due lati paralleli al piano verticale. E allora, cominciamo a disegnare la linea di terra. Ci poniamo a distanza di 12 cm dal margine inferiore della squadratura. Stiamo utilizzando un foglio di 24x33 cm, quindi siamo più o meno qui. E tracciamo questa linea. Linea di terra e individuiamo così il piano orizzontale e il piano verticale. E allora disegniamo le proiezioni del prisma sul piano orizzontale. La base del prisma abbiamo detto esagonale e disegneremo questo esagono iscritto in una circonferenza di raggio 3,5 cm. Poniamo il centro di questa circonferenza più o meno a 6 cm dalla linea di terra, quindi siamo qui, e a 12 cm dal margine sinistro del foglio, e quindi siamo più o meno qui. Abbiamo detto raggio di 3,5 cm, quindi stacchiamo su questa linea 3,5 cm e tracciamo una circonferenza. Quindi centro in questo punto, apriamo il compasso fino a quest'altro punto e tracciamo questa circonferenza. Dopodiché centro in questo estremo del diametro orizzontale e tracciamo questo archetto. Centro in quest'altro estremo e tracciamo quest'altro archetto. Unendo questi punti otterremo l'esagono, la proiezione quindi della base esagonale, delle basi esagonali sul piano orizzontale. Disegniamo questi lati con penna nera o se disegnate a matita con la mina morbida. Bene, disegniamo ora le proiezioni del prisma esagonale sul piano verticale. E allora? Portiamo su questi spigoli, tracciando linee di altezza qualunque. Ma supponiamo che l'altezza del prisma sia di 8 cm, quindi misuriamo 8 cm da qui, dalla linea di terra, e tracciamo questa linea. Questa è la proiezione del prisma a base esagonale sul piano verticale. Possiamo ricalcarne le linee principali. E quindi questo spigolo e poi tutti gli altri. Bene, attribuiamo delle lettere ai vari vertici del solido. Cominciamo dalla base inferiore, quella che poggia sul piano orizzontale. Cominciamo ad esempio da qui. Allora abbiamo il punto A, B, C, D, E ed F. Questi punti hanno due apici. Siamo sul piano orizzontale. Ma nella base superiore abbiamo in corrispondenza di questi vertici i vertici G, H, I, L, M ed N. Proiezione sul piano verticale. Allora, cominciamo dalla base inferiore. Il punto A è qui. E qui però abbiamo un apice, siamo sul piano verticale. Il punto B è qui. Però attenzione, A coincide con C. F coincide con D. Qui abbiamo il punto E. Base superiore. G coincidente con I. Vertice H, N coincidente con L, e qui il vertice M. E allora disegniamo l'ombra considerando delle linee proiettanti le cui proiezioni sui piani orizzontale e verticale formano angoli di 45 gradi rispetto alla linea di terra, quindi questa inclinazione e questa inclinazione.
Allora, le ombre dei vertici della base A, B, C, D, eccetera, coincidono con i vertici stessi perché il prisma è poggiato sul piano orizzontale. E allora possiamo provare a disegnare l'ombra della base superiore. Quindi individuiamo le ombre dei singoli vertici. Cominciamo dal vertice G e quindi da G conduciamo questa linea inclinata di 45 gradi. In corrispondenza del vertice A superiormente abbiamo il vertice G e quindi da qui linea inclinata ancora di 45 gradi. Delle due linee, la prima che incontra la linea di terra è questa, quindi qui la linea si spezza e otteniamo qui l'ombra del punto G. Dicono ombra del punto H. Allora, il punto H proiettante inclinata di 45 gradi e quindi anche da H'. Delle due linee proiettanti, questa e questa, la prima che incontra la linea di terra è questa. Quindi qua la linea si spezza. Tracciamo questa verticale e qui abbiamo l'ombra del punto H. H con O. Ora, se vogliamo disegnare l'ombra dello spigolo della base superiore, GH, non possiamo unire il punto G col punto H, perché sono punti, ombre, che si trovano su piani diversi. E allora possiamo disegnare prima l'ombra di questo spigolo sul piano orizzontale, unendo G con O con l'ombra virtuale del punto H. E l'ombra virtuale come la otteniamo? Considerando questa proiettante, che incontra la linea di terra in questo punto, portiamo su questo punto, e quindi qui abbiamo l'ombra virtuale del punto H. E allora disegniamo l'ombra dello spigolo GH unendo G con l'ombra virtuale di H. G con O con l'ombra virtuale di H. Questa parte linea continua, questa parte linea tratteggiata, perché l'ombra reale la otteniamo unendo ora questo punto, l'intersezione con la linea di terra, con questo punto qui. Ecco, questa spezzata, questa linea spezzata è l'ombra dello spigolo della base superiore, GH. Ora, ombra dello spigolo HI. E allora individuiamo l'ombra del vertice I. Quindi da E tracciamo questa linea inclinata di 45 gradi. E anche dai primi, ma in effetti questa linea l'abbiamo già disegnata. Allora, delle due proiettanti, la prima che incontra la linea di terra è questa. Quindi qui la linea si spezza e incontra quest'altra proiettante proprio nell'ombra del punto I, che è icono. Attenzione, questo punto, quest'ombra, è sul piano verticale, al quale appartiene anche l'ombra H con O, e allora questa linea possiamo subito disegnarla. E rappresenta l'ombra dello spigolo HI della base superiore. Tracciamo ora l'ombra dello spigolo IL e dobbiamo dunque individuare l'ombra del punto L. E allora, solito procedimento, linea inclinata di 45 gradi, da L secondo e da L primo. Delle due linee, la prima che incontra la linea di terra è questa. Quindi qui la linea, l'ombra si spezza e interseca l'altra proiettante proprio nell'ombra del punto L, che possiamo unire allora con icono O. Questa parte la tratteggiamo perché è nascosta dal solido che stiamo considerando. Quindi questa linea rappresenta l'ombra dello spigolo LI della base superiore. Ora, ombra dello spigolo ML. E allora dobbiamo individuare l'ombra del punto M, del vertice M. Da M tracciamo questa linea inclinata di 45 gradi, da M secondo. Anche da M primo tracciamo una linea inclinata di 45 gradi. Delle due linee, la prima che incontra la linea di terra è questa. E allora qui tracciamo questa verticale, che incontrerà l'altra proiettante proprio nel punto che è l'ombra di M, M con O. Se uniamo L con O con M con O, possiamo farlo perché sono ombre appartenenti allo stesso piano, che è il piano verticale, otteniamo dunque questo segmento, che è l'ombra dello spigolo LM. Ora disegniamo l'ombra dello spigolo MN e quindi individuiamo l'ombra del punto N, del vertice N. E allora da qui linea inclinata di 45 gradi. Questa linea l'abbiamo già disegnata dal punto N secondo. Delle due linee, fra questa e questa, la prima che incontra la linea di terra è questa e quindi qui tracciamo una linea verticale che incontra questa proiettante nel punto che è appunto l'ombra del punto N, N con O.
Ora noi non possiamo unire n con o con m con o perché sono punti appartenenti a piani diversi, ma possiamo unire m con o con l'ombra virtuale di n con o, che otteniamo prolungando questa linea . Consideriamo l'intersezione di quest'altra proiettante con la linea di terra, questo punto qui, e portiamo giù questo punto e otteniamo l'ombra virtuale di n, n con o virtuale, che in sostanza l'ombra del punto n, del vertice n, sul piano verticale, se il piano orizzontale non ci fosse, ovvero se fosse trasparente. E allora possiamo unire m con o con n con o virtuale. Questa linea interseca la linea di terra in questo punto, che possiamo unire con n con o. Uniamo n con o con g con o. E quindi abbiamo questo segmento che è l'ombra dello spigolo ng e questo segmento spezzato che è l'ombra dello spigolo mn, m con o, n con o. Quindi in effetti abbiamo disegnato l'ombra di questa base superiore esagonale sui piani orizzontale e verticale, ombra che si spezza. Ma per disegnare l'ombra dell'intero prisma dobbiamo considerare ora le ombre degli spigoli. Ora, l'ombra dello spigolo, questo qui, AG, è proprio questa linea qui, che possiamo ricalcare. Poi va considerata l'ombra dello spigolo DL. DL. E allora, l'ombra dello spigolo DL è questa linea. Si spezza, e questa linea qui che tratteggiamo perché è nascosta dal corpo del prisma. Ora le ombre degli altri spigoli non le prendiamo in considerazione perché sono comprese tutte nel contorno dell'ombra complessiva del prisma, che quindi abbiamo già disegnato. Possiamo tuttavia tratteggiarla per evidenziarla. Bene, questa è l'ombra che il prisma proietta sui piani orizzontale e verticale, l'ombra portata. Bene, titoli. Ecco, abbiamo disegnato le proiezioni ortogonali dell'ombra di un prisma a base esagonale, poggiato sul piano orizzontale e con due lati paralleli al piano verticale. Abbiamo individuato l'ombra portata, cioè l'ombra proiettata dal prisma sul piano orizzontale e sul piano verticale, e l'ombra propria, che è l'ombra di questo lato che è nascosto ai raggi luminosi. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro!